Il gruppo autonomo di maggioranza di Teggiano, composto da Lisa Babbino, Sonia Marino e Mario Baldo Trezza, nei giorni scorsi aveva sollevato dei dubbi sulla esternalizzazione del servizio mensa scuole disposta con delibera di giunta dall'amministrazione Cimino nel luglio scorso. Per i tre consiglieri del gruppo Insieme per Teggiano, oppositori della maggioranza ma in maggioranza, vi sono, come hanno dichiarato settimana scorsa, innumerevoli disservizi con riferimento alla qualità e quantità del cibo fornito. Intanto il sindaco Cimino, che ha convocato in una riunione le mamme e le maestre, i rappresentanti di classe, ha tranquillizzato tutti ribadendo che l'amministrazione ha il pieno controllo della situazione. In questa riunione ho tenuto a precisare due cose fondamentalmente, che esternalizzare la mensa non era un capriccio del sindaco, ma naturalmente era una decisione presa insieme con gli organi tecnici, con gli organi sanitari, a fronte di, diciamo così, di cucine non perfettamente a norme e a fronte anche di un considerevole risparmio con questa gestione, ma non è questo certamente che ci ha motivato, perché insomma, la salute dei bambini è la prima cosa, e quindi non è stato un capriccio, ma come dire, è stata una decisione seria e serena. Poi abbiamo in questa riunione invitato le mamme e le maestre a farci il punto della situazione, e per la verità tutte queste criticità non sono affatto emerse. Insomma, c'è sempre qualche voce dissonante, ma che poi si è ricondotta naturalmente nella discussione a quello che è l'umore di tutte le partecipanti, erano oltre 20, che certamente si può sempre migliorare, ma che il servizio non presentava le criticità di cui si parla tanto. Non ci sono ritardi, è vero, qualche volta la pasta è arrivata scotta, ma nel frattempo non passa giorno in cui un componente dell'amministrazione insieme con il funzionario responsabile del servizio mensa, che è la dottoressa Di Sarli, quindi non passa giorno che non ci sia un controllo, e io personalmente l'ho fatto più volte e abbiamo verificato che insomma i pasti sono buoni, che i bambini mangiano volentieri. Poi insomma è chiaro che qualche volta capita che qualche bambino non piace una cosa, non piace un'altra. Anche per quanto riguarda le porzioni, abbiamo tenuto a precisare che il servizio mensa è anche un servizio che serve ad educare i bimbi ad una sana alimentazione, per cui noi non possiamo far abbuffare i nostri bambini